Siena offre propizio e nobile raccoglimento al secondo convegno di studi di economia politica industriale. I ministri Tremelloni e Del Vecchio tra gli esponenti del governo. Con loro il dottor Costa, presidente della Confindustria, che ha organizzato il convegno. Esso tiene le sue sedute nel palazzo dell'università, intervenute anche rappresentanze dell'ambasciata americana e britannica. Giunto da Cambridge il professor Robertson, il professor Amoroso, preside della Facoltà di Scienze Politiche di Roma, l'avvocato Siglienti, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Tema di discussione, il piano Marshall. Relatore generale, il professor De Maria. Accanto a scienziati come il professor De Vito, industriali come il dottor Pirelli. Il convegno è appunto un incontro tra le forze della scienza, della tecnica e della produzione. Risultato dei lavori, l'unanime riconoscimento dell'importanza del piano Marshall.